caro saluto talassico a tarassico da Diego Fusaro. Se dovessi assegnare la palma d'oro per la notizia più ridicola, per l'articolo, a mio giudizio si intende, più demenziale, ebbene non avrei alcun dubbio questa settimana ad assegnarla a un articolo apparso su Repubblica e firmato Maurizio Molinari, in cui si parla dell'ombra russa sulle Olimpiadi di Parigi. Proprio così, Maurizio Molinari, come sempre penna fermamente schierata dalla parte liberale atlantista, avanza il sospetto che dietro le Olimpiadi di Parigi si possa nascondere l'ombra russa del perfido zar rosso-bruno Vladimir Putin. Ora, costoro che si riempiono sempre la bocca della parola complottismo per silenziare chiunque osi far valere delle ragionate critiche sull'ordine simbolico dominante, non si accorgono di essere loro stessi i veri complottisti. Se per complottismo intendiamo il fatto che dietro ogni cosa si voglia vedere ossessivamente la presenza del cattivo di turno, ebbene mi pare che questo articolo di Maurizio Molinari sia in qualche modo la quintessenza e il tripudio del complottismo. Se addirittura dietro le Olimpiadi di Parigi vede la longa manus del perfido e caliginoso zar rossobruno Vladimir Putin. Insomma, se qualcuno non avesse per caso idea di cosa sia il complottismo, leggendo questo articolo di Repubblica può indubbiamente farsene un'idea, direbbe Cartesio, chiara e distinta.